ho avuto veramente culo. Che ci ho avuto culo a conoscere sta famiglia. Sì, un culo grosso ci ho avuto. Ma stavi adesso. Adesso stavi con qualche marchesina. Qualche marchettara. Marchettara. Racconta quella di oggi. No, è diabolico comunque, no? Se tu pensi che uno si rimette dentro casa tutte le sere con la stessa. Guarda, siamo matti, no? Cioè, ma io ti ho detto, no, vai. No, noi se le mettiamo dentro casa e segoriamo tutte le sere con la stessa. Ma no, corri che è una sera con una sera con l'altra. È un'estranea che rompe pure. No, è un'estranea che dice pure la sua. Tendenzialmente incapaci. L'altra sera stavo a prendere l'aperitivo. A un certo punto ho detto, raga, scusate, ma corro a casa. Corro a casa. A me mi cambia la serata, perché mo ti spiego. Spiego. Se me la riesci a spiegare a te. Dimmi. Forse ce la spieghi. Dimmi. Roberta alle 8:29 mi aspetta e ceniamo insieme. Sì, alle 8:29. Alle 8:31 la trovo incazzata già cenata. Cioè, come ha fatto in questi due minuti a mangiare? Perché se arrivi a 29 ancora è sorridente. È sorridente e la cena in tavola. La cena in tavola e si mangia insieme e si dialoga. Ai 31 sta come una bestia e ha finito la mangiare. Ha già mangiato, ha sparecchiato la parte sua, ha lavato i piatti e sta cazzata. Cioè, è un esercizio di esiste. È una regola, però, che va bene. Allora, la domanda non è questa, però il quesito non è questo. La bigotta non ha capito il quesito. Allora, vabbè, lui torna, non si sa a che non ora ha centrato torna. La bigotta. È una regola. In due minuti, come fa? Edo, ascolta, ma non è questo l'argomento. Allora, lui mangia in camera da letto, sul letto, può essere brodo, pollo, brodo e pollo. Per dirti cosa liquida o cosa solida. Sì. Uguale. La figlia mangia. Se ero avvantaggiato all'ospedale che vengono tutti a letto. Quando vengo a imboccare, quando devo venire a imboccare, quando sta così, no? Sì, sono agevolato perché io so come si deve stare a letto. Quando lei starà così, che si è tutto bloccato, no? Cioè, quando lei durante la partita di tennis, 40 gradi gli prenderà un X, come dicono i bravi, e gli bloccherà tutta questa parte. Io dovrò imboccarla, so come non ci si deve svolgere. La testa messa sul cazzo. E la destra vuole libera. Allora, Edo, ascolta, lui in camera da letto. Lei in salone davanti alla televisione, che è l'unica cosa che ti dice: voglio l'acqua, dammela un'altra Lucrezia. Volta. Il pane. Auschwitz. Così. Auschwitz. E io faccio avanti e indietro per il corridoio. Lui mi chiede una cosa, lei mi chiede un'altra. Io mangio in corridoio. È sua. No. Perché a casa mia c'è una regola, è colpa tua. Che regola c'è sta? Che regola c'è? Ma che regola c'è sta che io non vedo l'ora che finimo da cenare, che chiudo la porta della cucina. ti giuro sulla vita, guarda, io il momento più bello della vita mia è quando io la chiudo in cucina, che c'è una porta così. Ma sempre vero, come lo dici, mi chiama 100 volte. Io ti chiamo. Sì. Ma non ti riconosco più. So manco chi sei. Io ai 9 ti giuro, e io chiudo la porta della cucina. Quando se vede passare una persona si spaventa, dice: ma chi c'è in casa? Ma te ci credi, io mi scordo pure come si chiama. Proprio mi scordo pure come si chiama. È una cosa. Ma comunque è colpa nostra. Sto fatto che uno per 30 anni. Ma uno può andare tutti i giorni a mangiare nello stesso ristorante, tutti i giorni nello stesso negozio, tutti i giorni nello stesso vestito. Io sono abitudinario, però la stessa cosa non fa schifo pure. Cioè, è eccessivo. No, c'è una bella scelta, no? Cioè, esci un po' con gli storie. Cioè, sta bello, cioè, ci sta. No, poi siete più armonici, ma abbiamo fatto uno all'estero. Siamo armonici. No, qui adesso però non si è sviscerato come fa Roberta a cazzarsi e a mangiare in due minuti. Cioè, quello è crazy. Roberta, come fai? Perché dopo una giornata di lavoro ti avveleni, fai la sceneggiata, butti tutto e fai finta di aver mangiato e quindi mangi con nervosismo. Con 29 cominci a mangiare con nervosismo, però sta a 29 cominci a essere una bastarda, perché fino a 30 poteva arrivare. E te, quando lei è incazzata, te ci soffri, se te ci senti, te senti, sì, ma pure io, coglione, pure io. Cosa, pure io. Ma di che cosa soffre lei? Voi, io, se lei è incazzata, che poi senza motivo si incazza, ma te credi? 8 byte, eh? Sì, io mi sento in colpa. Si sente in colpa? Sì, sì. Il cervello mio dico, mo che io ho fatto? Dio, la risposta non è mai arrivata, eh? Non è mai arrivata, perché non mi ha fatto niente. Purello. È un bel matrimonio?
No, invece io poi dico, cioè gli altri almeno si conoscono, si innamorano, si sposano. Io ho stato 8 anni in casa con questa, cioè, capisci? 8 e 20, cioè il problema nasce alle 8 e fino alle 20 e 29 la coppia. Fino alle 8 e 30, ma sì, dire. Ma sì, no, ma io mai mangio, che me frega. Io per esempio, no, una cosa, io dico. Anche perché Carlo ormai cena, pranza con noi, cena con noi, non ha più gli orari da bambina, adesso si mette a tavola con noi. Ma 8, allora, 8 e 29, Latina, piccola città, 9 fine di mangiare. Poi Tavor. E te che fai? Tavor. Che fai a Roma? Televisione, letto. Vabbè. Ma la famiglia che è qui. Fai? Valium. Quella è quella. Ma almeno voi siete stati innamorati, io neanche sono stato innamorato. Ma perché? Ieri sera siamo usciti. Ma perché si è preso la paesana? A Ponte Milvio. La paesana. Perché mia madre ha detto, so vedere che cucina. E Sonia e Mattia con la macchina. Cioè, non ha detto una brava donna, una che sta cucinando. Quindi poteva essere una di strada, ma stava essere cucina. Ci vediamo in casa. Una gran puttana. Non so vedere il secondo tempo. Ma dove stanno? Ma non vediamo dove sto male. Facile così, no? Ma stiamo non è vero.